Ma che mi ha combinato sto figliolo? Guarda che figura mi ha fatto fare davanti a tutta Assisi. Scalzo, sporco. Ecco perché non veni a lavorare. E quell'altra sbialita vecchiara che fa finta di non conoscermi adesso. Tu che stai a fare? Lascia sta ogni cosa. Apri, oh, apri sta manaccia. Oh, te la stronzi, cos'hai? Che stringi che ti dico d'apri? Stracinata da Assisi, scema! Mettetevi in testa, assisani! Che è tutta roba mia qui, Assisi! Anche gli stracci! Oh, ma che me volete far restare? Tutta nuda! Ma chi ci pensa a nudarti, scema? Guarda per la testa che sta a pensare a nudare a te. Vai, vai, via. Questa me l'ha regalata il vostro fiore. Ladro pure lui. E ladro ci sarete voi, strozzinaggio. Che hai detto? Ardillo un po'. Gliela fai ardimmelo? Vai via di qua. Faccio finta cenciosa e pure matta. Vado via, vado via. Ma io non sono né matta né imbriaca. E sputo. Oh, mo, oh, agli sputi. Vieni qua, mo basta sai, ma guarda un po', sta stracinata da Assisi, sto ciuffo di cicoria scondita lì, tu fagiolino rinzicchito, guarda che no, puzza, ciabatta scoperchiata di zozzo, quanto gli posso dire grosso, puzza ambulante da Assisi, che te si sente da un chilometro quando arrivi, ma che ne sanno loro, ecco qui, ecco che fine che fa la roba mia. Le perle ai porci, anzi, alle porche! Ladro! Ti sentivo dalla puzza che arrivavi, non ti preoccupare. Sto a schiattare, ma che ne sanno loro, che ne sanno? E quanto sudore ci sta qua dentro, sto velluto, capirai? Andai in Francia a comprarlo, pensa un po' che razza di viaggio che feci, vacce d'Assisi in Francia. Quanti cambi dei cavalli ci vuole. E questa seta, ricordo che per comprare sta seta litigai un giorno intero sul prezzo. E no, fu un tira e molla dalla mattina alla sera. Poi mollarono perché tirai tanto, mi ricordo. E de sta seta, sto ladrone del figliolo mio, perché un ladrone me l'ha rubata una pezza intera, sì signore, per regalarla. Dovinate un po' a chi? Ai lebbrosi l'ha regalata, questa bella seta sulle pustole dei lebbrosi, e mica gliel'ha mandata, dice, oh, gliel'ha mandata, occhio non vede, seta non si spreca, no! Gliel'ha portata lui, gliel'ha tagliata addosso lui, perché io posso arrivare a capire a far del bene, che c'entra, che io l'ho fatto del bene, l'ho fatto tanto che mi sono stufato, manco lo voglio fa più, guarda un po', anch'io ho mandato roba vecchia, scambori, stracci, robaccia, tanta robaccia veramente, al lebrosario de Cosola, come si chiama? C'ho sulla punta della lingua, de Foligno, ma andarci de persona, dove siamo arrivati, dove siamo arrivati con sti figli, eh? I lebrosi puzzano, e tanto, invece lui niente, dopo che l'ha vestiti per bene sti lebrosi de Foligno, se ne scelto uno a casaccio, sapete che gli ha fatto? Sapete che gli ha fatto? Non gliela faccio a dirlo! L'ha baciato, sì, l'ha baciato. Questo per me, come posso dire, è sibizionismo. Sibizionismo, tutto attaccato. È una parola francese nuova che arriverà da un momento all'altro in Italia e farà l'effetto di niente, chi non è preparato a questa cosa. È una posa. Perché baciare proprio un lebbroso con tanti malati gravi che ci stanno d'altra specie? Guarda che rabbia mi ha piato su sto braccio. Guarda. Ah, là, te la posso dire. Bravo. Ci stanno, eh? Ci stanno i diabetici, porelli, gli infartati. Perché dico io non baci uno con l'ernia strozzata? Che dopo tutto è più pulito? No, lui è indignato, andà a baciare un lebbroso e si è andato a Foligno. Perché, come dite voi altri oggi, il lebbroso fa notizia, dice dove è andato, dove è andato, ci saputi da Assisi, sempre con il naso per aria, domanda, dove è andato il figlio del Bernardone, è andato a Foligno, che è andato a fare,
è andata a baciare un lebbroso. Fa notizia, certo. Oh, e un bel giorno verrà un pittore lì e metterà il fatto sui muri. Eccolo là, Francesco bacia il lebbroso. Certo, Francesco che bacia uno malato d'ernia non varrebbe lo stesso effetto domani. Dice, che sta a fare Francesco sto momento su sto quadro? Bacia l'ernia a quello, e sai che sforzo! Spavaldo, adesso no, con calma, ditene voi altri, che può fare un padre così, con un violo come questo? Che può fare? Dove lo comincia a fare? Chi glielo fa fare? Cada fa? Vedi quanti fa un padre, prima di fa? Allora che fa? Non fa niente un padre! Ma che fa un figlio per un padre? Fa tutto un padre per un figlio. Che fa tuo figlio? Solo dispiaceri. Ci si metta lei, signore, nei panni miei, lei. No, quello, quell'altro. Santa Madonna, lo vedi, studi? Quello. No! C'hai gli occhi aperti?